Siamo con Giuseppe Marcone, forte terzino dell'HC Banca Popolare di Fondi. Giuseppe, ci ritroviamo dopo la pausa natalizia. Ci eravamo lasciati con una brutta sconfitta del Fondi in quel di Benevento. Che cosa è successo? Eh sì, Roberto, è stata una battuta d'arresto francamente inaspettata per tutti noi. E soltanto per fortuna abbiamo fatto il punto della situazione durante queste vacanze, ecco, ci siamo ricaricati anche mentalmente e il rammarico resta anche perché speriamo di no, la speranza è l'ultima a morire, ma potrebbe pregiudicare il nostro cammino in Coppa Italia. Ecco. Il mister proprio durante queste vacanze ha previsto alcune sessioni aggiuntive di allenamento. Come state come squadra e come è andato questo periodo? Sì, diciamo queste vacanze natalizie per noi sono state molto fruttifere perché sono state caratterizzate da doppie sedute di allenamento e buona intensità. Ho visto i compagni anche carichi, soprattutto da un punto di vista psicologico, cosa che magari c'era mancata a Benevento. Abbiamo avuto un calo di tensione, quindi è inutile dirlo, continuo a dirlo. Per fortuna queste vacanze sono state, ecco, ci hanno consentito di ricaricare le batterie e affrontare con vigore i nuovi impegni che ci saranno in proseguo. Sabato si è vista una buona HC Banca Popolare di Fondi nell'amichevole contro la Lazio. Invece, il prossimo sabato, 17, qui al Palazzetto Sport, ci troveremo i campioni d'Italia del Fasano, che qualche giorno fa hanno battuto, la nazionale dell'Iran, che era qui in Italia. Diciamo un osso più che duro. Hai detto bene Roberto, non so più che duro, noi avremo il piacere di accogliere Palazzetto i campioni d'Italia, vedremo di fare la nostra parte, ecco, però non mettiamo le mani avanti, ecco, poi sarà il campo a dire quanto valiamo e quanto è stato il nostro impegno durante queste vacanze, ecco.